questa informazione. Se ci sistemiamo in maniera tale che così sprechiamo meno tempo possibile. Innanzitutto buonasera a tutti. Questo incontro segue di circa 15 giorni un incontro che c'è già stato a proposito delle criticità che si sono verificate sul territorio di Siderno, soprattutto nella zona, è partita dalla zona di Pantanizzi. Noi abbiamo in quella sede avevamo fatto un po' il punto della situazione, qual era il livello di conoscenza che avevamo, e abbiamo promesso ai cittadini e anche all'amministrazione che come osservatori ambientali e come comitato di cittadini per la difesa della salute avremmo messo in atto alcune iniziative, e siamo qui a rendervi conto di quello che è stato fatto e di cosa pensiamo che debba essere fatto. Anzitutto vi avevamo detto che avremmo immediatamente proceduto a fare delle analisi sul campo, perché eravamo preoccupati che questo inquinamento chimico potesse avere raggiunto le falde acquifere e quindi potesse avere creato dei problemi seri alla salute dei cittadini. E abbiamo fatto innanzitutto due prelievi di acqua potabile, che sono: uno è stato fatto nella struttura dove viene cucinata la mensa per gli alunni delle scuole, perché si era creato un po' di allarme su questo, e quindi volevamo avere il polso della situazione, almeno per ciò che avrebbero mangiato i ragazzi delle scuole. E noi siamo in grado stasera di mostrarvi le analisi di quest'acqua, che sono sullo schermo, qualcuno dovrebbe fare scorrere, comunque era giusto, io vi dico di che cosa si tratta. Noi praticamente che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a cercare se in quell'acqua che noi abbiamo prelevato dal rubinetto della cucina della mensa potessero essere presenti quelle sostanze che sono state evidenziate dalle analisi che aveva fatto la SICCA prima e l'ARPA Calde dopo. E possiamo anche dirvi con tranquillità che l'acqua è ottima acqua e non ha presentato nessuna criticità, tant'è vero che abbiamo con grande soddisfazione l'abbiamo comunicato anche alla ditta che gestisce la mensa, che devo dire con grande serietà, nel momento in cui noi abbiamo chiesto che ci venisse data l'autorizzazione ad accedere ai locali, ci hanno autorizzati e hanno anche fatto un'altra cosa: hanno chiamato il laboratorio che ciclicamente fa le analisi per la loro struttura, e quindi abbiamo fatto i prelievi nello stesso giorno e abbiamo concordato che cosa avremmo ricercato. Quindi siamo sicuri che i ragazzi che usufruiscono della mensa scolastica possono stare tranquilli che l'acqua con cui viene cucinata e anche lavato, diciamo, le stoviglie è un'acqua buona e non presenta nessun problema. L'altra cosa che abbiamo fatto, e l'avevamo detto quella sera, eravamo preoccupati che il pozzo che è sito in località Sant'Anna e che pompa acqua all'occorrenza, perché in questo momento non ne sta dando l'acquedotto comunale, potesse, siccome si trova a non più di 1500 metri dalla zona dove sono state rilevate queste sostanze, che potesse essere stata inquinata da questi contaminanti. Abbiamo fatto le analisi di quest'acqua e queste sono le analisi dell'acqua del Pozzo di Sant'Anna, che devo dire è fermo da diversi mesi. Allora noi per prelevare il campione l'abbiamo fatto mettere in moto il motore, ha tirato per circa 10 minuti, dopodiché abbiamo prelevato l'acqua, e anche quest'acqua complessivamente va bene. Abbiamo un solo valore che è al di sopra della norma ed è il ferro. Non siamo riusciti a capire perché ci sia questa presenza di ferro, che è circa 3 volte superiore, 3 volte quello che è il limite consentito, che mi pare sia 200 e qui a 600, 693. È chiaro che in questo momento il pozzo non sta dando acqua all'acquedotto, quindi il problema non si pone per il momento. Noi vogliamo che venga indagato ulteriormente in maniera tale da capire questa presenza di ferro a che cosa possa essere dovuta, perché abbiamo fatto tante ipotesi, però
le ipotesi devono essere suffragate da quelli che sono gli esami strumentali e di laboratorio, per cui aspettiamo e abbiamo fatto una richiesta in tal senso perché venga monitorato in continuazione questo pozzo in maniera tale che nel momento in cui dovesse entrare in funzione e fornire acqua all'acquedotto comunale, l'acqua sia di ottima qualità e che il ferro sia scomparso. In qualche modo bisogna trovare il perché di questo valore superiore alla media. Poi, a parte questi due campioni di acqua potabile, noi siamo andati a fare a prendere dei campioni di acqua di pozzo, sempre nella zona di Pantanizzi, e di due pozzi. Uno che era stato già indagato precedentemente, ed era il pozzo di Casa Ieraci, che poi quando vedrete la cartina che Franco vi proietterà, vedete che sarà contrassegnato dal numero 14. E anche il pozzo di Casa Ieraci ha evidenziato che non ci sono assolutamente, che non è assolutamente inquinato l'acqua del pozzo di Casa Ieraci. Allora, avevo preso il foglio sbagliato. Allora, nell'acqua del pozzo di Casa Ieraci abbiamo individuato che c'è il cloroformio era a 5,8, adesso è sceso a 0,11. Quindi c'è stato un andamento praticamente come se la sostanza sia calata. Nel giro, il 13 febbraio aveva fatto le analisi l'ARPACAL, l'8 marzo abbiamo preso noi il campione e quindi il cloroformio è sceso da 5,8 a 0,11. Mentre il tricloroetilene, che era a 3,75 nei campioni prelevati dall'ARPACAL, adesso è 0,061. Quindi delle tracce ci sono ancora. Poi abbiamo fatto un altro campione ed è un pozzo attivo alla BP, perché siccome la BP è stata individuata come una delle possibili cause di questo inquinamento, abbiamo fatto un pozzo che è proprio accanto al muro della BP e gli esami di questa, e su questo abbiamo fatto, oltre che la ricerca di questi tre inquinanti che erano venuti fuori dalle analisi della SIC e dell'ARPACAL, abbiamo voluto fare anche quella dei metalli pesanti. Se Franco ve li fa vedere, questa acqua è un'acqua oligominerale. Accanto alla BP c'è un pozzo che eroga un'acqua che può essere imbottigliata. Oligominerale. Poi c'è venuta un'idea, che era di vedere, siccome noi pensiamo che gli inquinanti, se vanno nella direzione mare-monti, vanno a finire a mare, e a mare si possono fare tante prove, ma quella che potevamo fare nell'immediato e che poteva essere un indicatore molto importante era andare a prelevare delle cozze dei piloni che c'è dell'ex pontile d'Agostino. Sono state prelevate le cozze in due punti diversi, a una profondità, che profondità era, che non mi ricordo? Non intermedio, questa qua relativa ai 480 erano intorno ai 5 metri. A circa 5 metri di profondità. Perché le cozze? Perché le cozze vengono proprio utilizzate, i mitili vengono proprio utilizzati come indicatori biologici, per cui abbiamo fatto questa prova ed è venuta fuori una situazione preoccupante che abbiamo subito comunicato all'amministrazione comunale, tant'è vero che il sindaco, sulla scorta delle analisi che noi gli abbiamo fornito, ha immediatamente emesso un'ordinanza che vietava la pesca dei mitili. Però devo dire che è stata una cosa che è stata fatta in più rispetto a un'ordinanza che esiste da sempre e che non ci si può né immergere né pescare mitili nella zona del pontile d'Agostino, perché
il pontile è considerato pericolante, per cui c'è questo divieto. Allora, questa grosso modo è la situazione, lo scenario che si è presentato sulla scorta di queste analisi che noi abbiamo fatto. Che cosa c'è stato? Abbiamo fatto degli incontri, uno l'abbiamo fatto lunedì, che è venuta la dottoressa Cardile dell'ARPACAL, e con la dottoressa Cardile c'era anche l'amministrazione del presente sindaco, e c'eravamo noi dell'osservatorio, loro del comitato, e c'era anche il geologo Circosta, e si è deciso in quella sede di indagare ulteriormente tutta l'area piazzando dei pezzometri. E adesso c'è il geologo che sta facendo un piano di questi pezzometri, che devono essere sistemati in tutta l'area in maniera tale da stabilire esattamente da che parte possa venire questo inquinamento. Certo, una cosa si è notata subito, che c'è stato un trend in diminuzione, come se, cioè, noi almeno le considerazioni che facciamo sono queste: se si fosse trattato di materiale sotterrato, noi avremmo avuto un andamento costante in quelle che sono state. Invece noi abbiamo visto che tra le analisi che ha fatto la SICA, le prime analisi che ha fatto l'ARPACAL, c'è stata un'impennata; le seconde analisi che ha fatto l'ARPACAL fuori dall'area SICA, c'è stata una diminuzione. Poi i risultati che vi ho dato stasera ci fanno pensare che si tratti di qualcosa che a un certo punto ha interrotto il flusso sul territorio. Quindi, certo, non sta a noi fare ipotesi, perché la risposta ci deve venire da questi esami che saranno fatti, e noi abbiamo, successivamente a questo, abbiamo presentato al sindaco una richiesta che abbiamo mandato via PEC, e che adesso noi crediamo che Siderno abbia tante criticità ambientali, però crediamo che questo sia un momento di fare il punto esatto della situazione. Per cui, per quanto riguarda la zona di Pantanizzi, noi abbiamo chiesto, e l'avevamo già anticipato quella sera, che venga fatta una mappatura di tutte le attività produttive e industriali sul territorio comunale, con priorità nella zona di Pantanizzi, ed acquisizione dei sistemi di smaltimento reflui e autorizzazioni allo scarico. Poi avevamo chiesto che venga contattato il responsabile del SIAN, dell'ASP, per un intervento finalizzato all'analisi dei metalli pesanti, cloroformio, tricloroetilene e tetracloroetilene nelle acque potabili erogate dal pozzo collocato in località Sant'Anna, dai rubinetti della struttura dove vengono cucinati i cibi e da un rubinetto random in località Pantanizzi, un rubinetto metallico. Questo ad ulteriore prova, diciamo, quello che abbiamo fatto noi deve essere verificato dal comune. E poi di prendere contatti con l'ARPACAL per procedere a nuovi controlli finalizzati alla ricerca di questi inquinanti, e l'incontro di lunedì è stato proprio il frutto di questo. E poi praticamente noi vorremmo che venissero analizzate anche le acque sotterranee che sono risultate positive a seguito dei prelievi effettuati il 13 febbraio del 2017. Poi, non solo la ricerca di questi inquinanti, secondo noi è importante anche che vengano analizzati i metalli pesanti che sono presenti nelle acque sotterranee, perché noi abbiamo contezza solo di quei cinque elementi che sono venuti fuori fino adesso, però vorremmo avere la certezza che non ve ne siano altri. E poi, naturalmente, perché noi abbiamo una stagione balneare che preme, vorremmo che venissero fatte delle analisi anche dei carotaggi delle acque del fondo marino, del deposito marino, e poi le acque di balneazione prospicenti sia alla località Pantanizzi che a tutti gli altri punti di fronte al lungomare. E poi una cosa che devo dire non avevamo inserito in questa richiesta che abbiamo fatto al sindaco, è un'idea che ci è venuta dopo,
di individuare un pozzo sentinella, l'abbiamo chiamato così, dove il comune si preoccupi ogni due mesi, almeno ogni due mesi, di effettuare le analisi su questo pozzo sentinella. Un pozzo, uno di questi pozzi privati che ci sono nella località Pantanizzi, possibilmente il più vicino a quelle che sono dove le analisi hanno evidenziato le criticità maggiori. Questo per quanto riguarda Pantanizzi, però voi sapete che era venuto fuori anche un problema per quanto riguarda la presenza dell'arsenico nelle acque dei pozzi del Novito. E siccome eravamo preoccupati e restiamo preoccupati del fatto che chiunque lungo la striscia che fiancheggia il Novito coltivi delle verdure, produca ortaggi sia per consumo proprio che per consumo che per vendita, vorremmo essere tranquilli che l'arsenico non sia entrato nel ciclo di queste piante. Per cui noi chiediamo che venga attenzionata, assolutamente che venga attenzionata anche questa emergenza sul Novito, e anche qui una mappatura di tutte quelle che sono le attività produttive, sempre con il tipo di lavorazione e come scaricano e come smaltiscono le acque reflue. Poi chiederemmo che il Comune ci desse accesso al piano di caratterizzazione del torrente Novito che è stato effettuato nel 2010 e possibilmente di estrarne copia. Poi naturalmente le analisi anche finalizzate alla determinazione dei metalli pesanti contenuti negli ortaggi e soprattutto nel tratto compreso tra l'impianto TMB di San Leo e fino alla traversa di Via dei Cacciatori, direzione nord-sud, direzione sud-ovest-nord-est, dalla strada sul Novito fino alla via delle Gelsominaie. Naturalmente ci abbiamo messo anche la messa in sicurezza della discarica di San Leo, quello che c'è allo svincolo della 106, e l'analisi delle acque, sia delle acque e sia del sedimento sotterraneo del laghetto che si è formato accanto a questa discarica esausta. Voi dite troppe cose avete chiesto. No, noi abbiamo chiesto che in un momento di emergenza si affronti la cosa con determinazione. Poi tra le altre cose, noi sapete che in passato avevamo un protocollo d'intesa con l'amministrazione comunale di Siderno con cui l'amministrazione si impegnava di fare almeno ogni sei mesi le analisi dell'acqua che viene erogata nella rete idrica comunale, e queste analisi dovevano essere trasmesse a noi perché noi le pubblicassimo su un applicativo dove i cittadini potevano prenderne visione. Siccome questa cosa per un disguido si è interrotta, noi chiediamo che questa venga rimessa in atto in maniera tale che dia sia ai cittadini la tranquillità che ci siano le analisi e sia da stimolo anche all'amministrazione perché le analisi vengano fatte. Quindi il rinnovo di questo protocollo d'intesa e poi come osservatore ambientale di concerto con una forza politica che si chiama Siderno Libera, avevamo presentato un progetto per una fontana che fosse collocata nei pressi dove c'è quello slargo vicino alla piscina dove c'è la rotonda, in maniera tale che potesse essere immessa lì l'acqua che viene da un pozzo che è considerato un ottimo pozzo e può essere un'acqua dove i cittadini possono andare ad attingere senza necessariamente andare a comprare acqua minerale, così facendo economia sul bilancio familiare, perché ogni famiglia mediamente spende tra i 140 e i 190 euro l'anno per acquistare acqua minerale, acqua imbottigliata. E soprattutto faremmo fronte anche a un'altra emergenza ambientale, che è quella di limitare il consumo di bottiglie di plastica, perché in Italia nel 2011 sono state comprate solo di bottiglie da un litro e mezzo 6 miliardi
di bottiglie di acqua minerale e di questi 6 miliardi di bottiglie solo un terzo va a finire nella filiera del riciclo e altri due terzi vanno a finire dispersi o in discarica o nell'ambiente. Per cui voi capite che se i cittadini hanno un posto dove poter andare ad attingere l'acqua con tranquillità, un'acqua controllata che potrebbe essere inserita in quel campionamento che noi abbiamo chiesto, sicuramente si sentirebbero più tranquilli. Una cosa ci tenevo a dire, forse avrei dovuto dirlo prima, noi come Osservatorio Ambientale e come Comitato per la Difesa della Salute dei Cittadini non intendiamo sostituirci a nessuno per quanto riguarda il controllo, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo uno strumento che forse gli enti non hanno, che è quello dell'immediatezza, solo che l'immediatezza a noi costa, nel senso che noi le analisi le dobbiamo pagare e queste le paghiamo con delle erogazioni liberali che sono state fatte e ancora manca qualcosa al conto, per cui non me ne vogliate se vi dico che ecco, potete contribuire a questa campagna di campionamento facendo delle erogazioni, vi viene rilasciata una ricevuta. Con questa occasione noi abbiamo concordato con la dottoressa Cardile che avremmo preparato un piano di tutte le criticità in campo ambientale che esistono sul territorio di Siderno. Questa mi sembra una cosa interessante perché se noi riusciamo a battere questo ferro finché è caldo in maniera tale da riversare sul tavolo di chi ne ha la responsabilità tutte quelle che sono le emergenze che si sono verificate e che si possono verificare, noi con questo abbiamo preso l'impegno di presentare un documento all'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale lo farà proprio, se ritiene di farlo proprio, ci può aggiungere qualcosa se noi l'abbiamo dimenticato, e questo verrà trasmesso sia alla Regione e sia all'ARPA, che è l'ente che si deve occupare della salvaguardia dell'ambiente. Quindi stiamo agendo in questo senso, la convocazione di stasera era giusto per informarvi come stanno procedendo le cose, però vorrei che Franco vi facesse un po' il quadro completo della situazione per quanto riguarda soprattutto in questo momento la zona di Pantanizzi, che ci sembra che sia l'emergenza un po' più significativa. Attenzione, ho detto significativa, non dimentichiamo che esiste l'APP che è significativa oltre ogni cosa, comunque poi vi dirà lui anche a proposito di questo. Intanto poi facciamo parlare prima Franco in maniera tale che abbiamo un quadro un pochino più completo della situazione, dopodiché se voi volete potete intervenire, fare domande, chiedere spiegazioni, magari il sindaco lo facciamo intervenire dopo. Lo facciamo intervenire dopo. Ma io cercherò proprio per...